Ciao a tutti, ben ritrovati. Finalmente riesco a registrare un video incredibile, ma con l'estate per me diventa tutto più difficile a livello di organizzazione familiare e lavorativa. Comunque, ho questo quarto d'ora di tempo e volevo fare un video che è un po' che non faccio, che è quello sulle chiacchiere, sì, un po' un anno tipo, vabbè. Che è quello sulle chiacchiere, sui nuovi prodotti che sto utilizzando, dei quali non vi ho mai parlato, quindi sono prime impressioni e anche di più, nel senso che alcuni prodotti li sto utilizzando da più tempo. Parto con l'acqua micellare di Geomar della linea Bio, questa ve l'avevo mostrata in un video haul, 3 in 1, deterge, strucca e idrata. Allora, struccaggio occhi, nì, nel senso che strucca, però il mascara non lo rimuove del tutto. Viso, sì, però a me lascia la pelle che tira. Qua c'è scritto anche che idrata, ma per quanto mi riguarda no. È anche vero che dopo la micellare vado sempre a detergere il viso, però questa sensazione di pelle che tira mi dà fastidio e quindi non mi sta piacendo. La sto utilizzando mischiandola alle maschere in polvere, quindi faccio la maschera, poi dopo la tengo come al solito inumidita dall'acqua termale e così dopo la vado a lavare via, ok, però è alquanto sprecata, ma sul viso non mi sta piacendo e quindi la sto cercando di terminare in questo modo. Poi, altro struccante viso è questo olio struccante anti-age di Sobio. Questo mi incuriosiva perché gli oli struccanti mi piacciono parecchio. Peccato che anche questo non vada bene. Dunque, è un gel che vado a massaggiare sul viso, diventa olio e poi dopo si trasforma in latte quando va a contatto con l'acqua. Sugli occhi brucia come il fuoco, brucia tantissimo, quindi è una roba improponibile. Io solitamente quando utilizzo degli oli struccanti vado a massaggiarli su tutto il viso, incluso gli occhi. Quindi mi viene difficile fare solo il viso, cioè ci ho provato ieri sera, ho fatto solo il viso, me ne è andata una goccia minuscola nell'occhio, fuoco. E quindi anche questo è un prodotto che purtroppo non mi sta piacendo. Sul viso mi piace perché strucca molto bene, ha anche degli attivi interessanti, contiene olio di argan, però ho il problema degli occhi, quindi sul viso mi lascia la pelle bella morbida, struccata, sugli occhi mi brucia tantissimo. È interessante la texture perché è un gel olio latte. Purtroppo per me è inutilizzabile sugli occhi. Adesso cercherò di usarlo sul viso, stando attenta, però sì, mi viene molto difficile questa cosa. E si può utilizzare sia come struccante che come detergente viso. Preso da OVS, pagato mi sembra 8 euro e sono 150 ml. Poi, prodotto che invece mi sta piacendo per le emergenze è questo siero anti-imperfezioni di Domus Olea Toscana. Questo mi era stato omaggiato da Melania di Akito Bio Shop quando avevo fatto un ordine, mi aveva mandato sia questo che la crema viso anti-age che devo ancora iniziare, poi ve ne parlerò. E questo è in una boccettina tipo smalto con l'applicatore a pennellino, proprio come uno smalto. Questo siero è molto furbino perché ha due funzioni, sia quello di andare a prevenire le imperfezioni, quindi se notate tipo che sta arrivando il brufolo sotto pelle, voi mettete questo e lui ha questa funzione di non farlo uscire. Altrimenti, se il brufolo è già spuntato, voi lo andate ad applicare localmente, questo siero crea una pellicola e fa sì che il brufolo non diventi un'infiammazione o comunque non peggiori la situazione.
A me personalmente mi ha fatto andare via un brufolo in 48 ore, un brufolo causato da una crema della quale poi vi parlerò, perché fortunatamente da un anno di brufoli non ne sto vedendo. Ti è adesso lì, me la sono tirata. Comunque, l'ho utilizzato sia per quell'emergenza e adesso comunque è rimasta un po' la macchietta, sia su Andrea e comunque su di lui l'ho utilizzato su due imperfezioni che stavano poi per evolversi in brufolo, che è un argomento interessante. E con lui, insomma, ha fatto sì che si fermasse la situazione e non andasse poi a proliferare in brufolo. Vabbè, comunque. Per venire al sodo, ha una funzione appunto astringente, seborregolatore, antirritazione, antiossidante, levigante con antibatterico per eliminare più rapidamente i brufoli. Contiene acido azelaico, acido glicolico, acido salicilico, e vitamina A e C, liquirizia che comunque ha questa azione schiarente, allantoina. E ovviamente è consigliato l'utilizzo alla sera. Potete utilizzarlo sia prima della vostra crema abituale, lo fate assorbire e poi mettete la crema, oppure mettete la crema, lasciate la zona dell'imperfezione senza crema e andate ad applicare questo. Poi alla mattina andate a sciacquare il viso, questa pellicolina comunque viene via tranquillamente. Molto interessante sia come rimedio d'emergenza che come prevenzione. Questi sono 8 ml, mi pare che costi intorno ai 10 euro, 10,50 euro. Poi prodotto che mi sta piacendo, Balsamo Labbra di Bioert della linea di Beauty Seed. Questo è alla rosa moschetta, effetto rigenerante, magari se ve lo faccio vedere anche meglio. Questo è io l'ho preso perché avendo le labbra abbastanza secche, l'ho preso ormai, non mi ricordo se 2 mesetti fa, comunque sempre da Melania, in quell'ordine famoso, e mi sta piacendo molto perché ha veramente questo effetto rigenerante. Sono 7 ml, quindi un 40% in più, sì, dei normali burri labbra, perché di solito sono sui 4,5 come ml, ha 4 mesi di PAO e nell'INCI al primo posto troviamo proprio il burro di cacao. Di questa linea di Beauty Seed hanno fatto diversi burro cacao, c'è anche quello all'acido ialuronico, quello al tea tree. L'altro non lo ricordo, comunque hanno diverse funzioni. A me interessava appunto questo effetto rigenerante. Devo dire che mi sta piacendo perché mi mantiene le labbra idratate durante il giorno e non ho più quelle pellicine che avevo, che sono poi quelle pellicine da labbra sostanzialmente screpolate. Perché anche se facevo gli scrub abbastanza spesso avevo comunque delle pellicine. Con questo invece ho risolto la situazione. Il bullet è fatto in questo modo: si gira solo la parte sopra e così è comodo anche da applicare con una mano sola, perché voi andate a girare solo sopra ed è veramente una magata. Questo l'avevo pagato intorno ai 6 euro. Poi prodotto che non mi sta facendo impazzire è questa fitopomata di Alma Briosa Ventonic che avevo acquistato l'anno scorso perché volevo una crema per le gambe effetto freddo. Ovviamente l'avevo presa d'estate. Questa è indicata come pomata refrigerante con vite rossa, rusco, centella, sali marini e olio essenziale di menta piperita. Sono 100 ml, l'avevo pagata intorno ai 14 euro, mi sembra. Adesso andiamo indietro un po' troppo. Comunque, per me ha un effetto molto blando, non è che mi ghiaccia le gambe, cioè è rinfrescante, però niente di eclatante. È consigliabile anche metterla in frigo per avere un effetto più rinfrescante, però sì, insomma, se metto in frigo qualsiasi crema penso che sia per
più fresca. Però, insomma, questa qua non la boccio nel senso che un pochino di sollievo alle gambe, stanche me lo dà, però non mi fa quell'effetto freddo come invece fa, per dire, quella di Erboristeria Magentina, Benex si chiama, quella, ecco, quella fa un effetto veramente freddo, oppure la 9060-90 Ice di Alchemilla. Questa qua ha un effetto un po' più blando e non ho notato particolari differenze se non un sollievo alle gambe. Io solitamente la metto alla sera prima di andare a dormire, oppure se la potete utilizzare dopo magari un allenamento, dopo una corsa, insomma, per alleviare un pochino la fatica alle gambe. Poi, ultimi due prodotti, olio di cocco di Kama Ayurveda, una favola questo olio, veramente top, profuma di cocco in un modo fantastico. Sono 200 ml, l'avevo preso a Parma l'anno scorso, non mi ricordo il prezzo. L'olio di cocco, lo sapete, si può utilizzare in diversi modi, e questo qua io lo utilizzo sul corpo principalmente e come impacco sui capelli. Mi sta piacendo davvero tantissimo, una qualità superiore ad oli già provati, veramente buonissimo. Poi, ultimo prodotto e poi chiudo, questo gel doccia di Natura Siberica. Questo l'ho acquistato all'Esselunga in sconto, è quello al mirtillo. Mi sta piacendo un sacco, sia come profumazione, che è veramente buona, sia come effetto proprio fresco che mi dà al corpo quando mi lavo. È proprio un gel doccia rinfrescante per quest'estate. Fantastico, nient'altro da dire. Contiene arnica, contiene, adesso qua è scritto tutto, ah, qua ho trovato anche l'italiano: erbe selvatiche siberiane, alghe delle isole Faroe, mirtillo polare. Comunque veramente è una coccola per quest'estate e mi sta piacendo davvero tanto. 400 ml, l'ho pagato 4 euro rotti in offerta. Basta, queste sono le chiacchiere del periodo. Sto preparando un video sui contorno occhi che ho provato ultimamente. Ho fatto in precedenza un video sui contorno occhi che mi è piaciuto molto, quindi ho pensato di fare una seconda parte a distanza di un anno e mezzo, credo, per parlarvi degli ultimi contornocchi che ho provato e dirvi le differenze. Spero possa interessarvi, spero di avervi tenuto compagnia o di avervi dato qualche informazione utile. Se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!